Cambuca non è mafia, un film sulla vita dell'avvocato Giuseppe Lafranca. Il primo Ciacca ad ottobre prossimo tra Partinico, Grisì e Monreale. Il progetto cinematografico è stato presentato questa mattina all'Osservatorio Sviluppo e Legalità. Da ottobre prossimo le campagne di Partinico, Grisì e Monreale si trasformeranno in un set cinematografico per girare il film Cambuca non è mafia, che racconterà la vita e l'impegno dell'avvocato Giuseppe Lafranca. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa all'Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità di Partinico, alla presenza degli sceneggiatori Francesco Billeci e Franca Currieri e del produttore della PM Management Group Production Piero Melissano. Il progetto è nato dopo la pubblicazione del libro L'avvocato Giuseppe Lafranca, vittima di mafia, che era una commedia per il teatro che fra l'altro sarà messa in scena il 4 gennaio del 2017. Dopo questa pubblicazione io ho preso il libro, l'ho inviato a tantissime case cinematografiche che mi hanno chiuso naturalmente le porte, non tutti ti prendono sul serio. Poi su internet ho scovato un produttore, gli ho mandato il libro, ho visto che questo mi ha telefonato dicendomi di aver ricevuto il libro. Da quel momento in poi il mio pensiero più importante era quello del film. Io chiedevo a questo produttore di leggere il libro per capire la storia, anche se poi la storia era ambientata in un teatro, però il succo della storia c'era nella commedia teatrale. La sceneggiatura è stata accettata e il film si fa. Come nasce la scelta di produrre questo film su Giuseppe Lafranca? È una storia un po' particolare, molto lunga, nel senso io ho conosciuto uno dei sceneggiatori che mi ha proposto un giorno di leggere questo libro sulla Franca. Io all'inizio ero un po' così, non ci vedevo tanto, però ho detto ok, leggiamo, vediamo cosa esce fuori. Come l'ho letto mi ha colpito subito, ho detto guarda, è un libro bellissimo, io su questo libro voglio fare un film. E di là poi piano piano è andata st'idea di andare avanti con questa storia del film. E tanto è vero che lo chiamai un giorno e gli dissi guarda, se riesci a scrivere la sceneggiatura per questo film, se no la faccio fare da qualcun altro, non la facciamo noi, e hanno deciso di farla loro stessi. E adesso insomma siamo arrivati alla stesura del film, insomma, ecco. Si girerà a Cambuca, la terra che mio padre ha difeso contro la malavita e quindi contro i Fardarza, contro i Vitali, ma anche Monreale, la casa nostra natia, dove per ora abita mio fratello, e quindi diverrà un set e quindi, per come ha detto Piero Melissano, che è il produttore, sarà un film di grosso spessore. E quindi il mio ringraziamento particolare va a Giuseppe Lafranca, che è simbolato, senza essere un eroe, volendo essere un cittadino normale, rispettoso delle leggi, delle istituzioni, tutto della legalità, e quindi che ha lottato il suo pruso fin quando è stato ucciso dalla mafia. E quindi questo grosso grazie lo dobbiamo a lui, al suo sacrificio, ma dobbiamo anche dire grazie alle istituzioni che dopo l'omicidio di Giuseppe Lafranca si sono mosse e finalmente lo Stato c'è a Partinico e viene rappresentato degnamente dalle istituzioni, sia l'amministrazione comunale ma soprattutto anche dalle forze dell'ordine. Oggi è un momento particolare perché questo film che verrà girato, e quindi rivedremo le gesta, il modo di pensare, il modo di essere di Giuseppe Lafranca, con tutto quello che è successo a Cambuca prima dell'omicidio, la sua vita di impiegato di banca fin quando è andato in pensione e si è curato della sua terra alla quale lui era molto...